Vediamo come disegnare e colorare il figurino di moda con i Pantone. Sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74, dove puoi imparare a disegnare la moda. Se ti interessa l'argomento, iscriviti e clicca sulla campanellina per non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Metti un like se il video ti piace. Adesso vediamo il tutorial, ti spiego la posa. Disegno il figurino sul foglio a penna e poi lo coloro con i Pantone. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao da Patrizia Pato74. Ciao! Bene, vediamo la posa. Allora, intanto questa è la linea metà, poi c'è la linea delle spalle, poi ci sono le gambe che danno questo effetto così, quindi il movimento della gamba sarà una linea che parte dalla spalla e arriva al piede, il punto vita che corrisponde anche al gomito. Il braccio sarà quasi dritto e la gamba qui piegata. La linea delle ginocchia, quindi vediamo le linee portanti, le linee delle spalle, il punto seno, la vita e i gomiti, il primo bacino, il bacino, le ginocchia, la caviglia, la metà. E l'effetto del movimento, che quindi è questo. Thank you.
Bene, questo è il risultato finale. Come hai visto, ti ho fatto vedere tutte le fasi del disegno e del colore. Se ti interessa l'argomento, non dimenticare di iscriverti, metti un like se il video ti è piaciuto. Ti aspetto per il prossimo tutorial. Ciao!